Sabato 29 aprile, in un pentagono grimito, i soci della Banca Popolare di Sondrio hanno approvato il bilancio dell'esercizio 2016, chiuso con un utile netto di 98,599 milioni di euro, risultato della sola attività ordinaria, deliberando la distribuzione di un dividendo di 0,06 euro. Un ottimo risultato, non influenzato da plusvalenze derivanti da cessioni di attivi, ma penalizzato invece dai fondi dovuti necessariamente versare per la stabilizzazione del decrepito sistema bancario nazionale, pari a 58,9 milioni di euro. Ci adeguiamo naturalmente ai nuovi contesti, sul piano, che sono nuovi sul piano economico, sul piano regolatorio, sul piano dell'approccio del mercato all'attività bancaria, e crediamo di avere insomma le forze sufficienti e comunque la determinazione sufficiente per proseguire con il consenso dei soci, con la vicinanza del corpo sociale, dei dipendenti, dei clienti in questo percorso che, ripeto, vorrei soprattutto sottolinearne, in un momento in cui forse questi discorsi non hanno tanta udienza nei grandi contesti della finanza internazionale, insomma, i risultati per i nostri territori che serviamo e che continuiamo a servire con efficienza, con prudenza, con attenzione alle esigenze del territorio, che non sono affatto in contrasto con le esigenze dei soci, i quali vogliono la creazione, giustamente, la creazione di valore. Sono cose che possono stare insieme, che stanno insieme, e credo che l'attenzione ai territori, soprattutto al nostro territorio valtellinese ovviamente, ai clienti, sia una condotta che paga sul piano della reputazione, sul piano dei risultati, e quindi non vediamo proprio nessuna ragione per modificare questo approccio. Attualmente i soci della BPS, fondata nel 1871, sono 182.797 e, nonostante lo scenario economico nazionale non sia dei migliori, nel 2016 sono state aperte 5 nuove filiali in Lombardia, Veneto e Liguria, con l'assunzione di oltre una quarantina di collaboratori. Ma quali sono le sfide per il futuro? Le sfide per il futuro sono quelle di cercare di gestire il cambiamento. Il cambiamento è estremamente importante perché c'è un'accelerazione della quale non si può non tenere conto. Per cui bisogna cercare di cambiare nel senso giusto e nel più breve tempo possibile, evitando che accelerando troppo si possa sbattere anche la testa.